Persone che perdono la strada e all'improvviso si ritrovano catapultate in un'epoca passata, oppure riescono a intravedere uno squarcio di futuro. Ci sono storie simili che sono realmente accadute, ma dimostrano forse che è possibile viaggiare nel tempo? Se venite con me, parleremo proprio di questo e andremo fino in fondo a questa storia oggi a Strane Storie. Parleremo dei viaggi nel tempo. Benvenuti, mi chiamo Massimo Polidoro e da tanti anni mi occupo di indagare fatti misteriosi e all'apparenza inspiegabili. Ma come forse sapete, spesso le apparenze ingannano. E dunque, in questa nuova serie che vi aspetta ogni venerdì alle 13:30, e vi invito a iscrivervi subito per non perdere nessuna puntata, affronteremo ogni volta una storia strana e cercheremo di andare a fondo per capirne la veridicità. Come quella che inizia il 10 agosto del 1901 a Versailles. È un pomeriggio pieno di sole a Versailles, le piante dei giardini sono in pieno rigoglio e il loro profumo è inebriante. Anne Moberly ed Eleanor Jourdain, rispettivamente la direttrice e la vice direttrice del St. Hugh's College a Oxford, passeggiano in cerca del Petit Trianon, la villetta appartenuta alla regina Maria Antonietta. Assorbite dalla conversazione, non si accorgono di essersi smarrite. Avevo quasi l'impressione di camminare nel sonno, mi sentivo circondata da un'atmosfera opprimente, molto simile a un sogno, dirà in seguito Jourdain. Nonostante la stagione, i turisti sono pochi. Le due donne incrociano un paio di giardinieri che indossano lunghe giacche e un cappello a tricorno e si fanno indicare da loro la direzione. Poi si imbattono in altri due tizi dall'aria inquietante, uno avvolto in una mantella e un altro con abiti antiquati. Tutto intorno a loro sembra piatto e senza vita. Giunte alla villetta, notano una donna seduta sull'erba intenta a disegnare, che solleva lo sguardo e le fissa in maniera insistente. Le due entrano nella villa e finalmente la comparsa di un corteo nuziale spazza via il senso di inquietudine che le aveva assalite. Solo dopo 3 mesi, rientrate in Inghilterra, le due donne si confronteranno, scoprendo di avere entrambe pensato che qualcosa di straordinario fosse accaduto quel giorno a Versailles. Indagando, scoprono che il 10 agosto 1792, oltre un secolo prima, Maria Antonietta e il marito Luigi XVI erano stati imprigionati in attesa del processo. Possibile, si domandano le due donne, che il ricordo di quei giorni lieti vissuti prima della condanna a morte si fosse fatto così vivido nella mente della regina che una parte di esso sia andato a imprimersi in quei luoghi? Tornate a Versailles 2 anni dopo, le donne scoprono che tutto è cambiato. Gli edifici, il giardino, non sono più come li ricordavano, ma sulle vecchie planimetrie ecco che l'impostazione è simile a quella che avevano visto. Quando poi trovano un ritratto di Maria Antonietta, si convincono che il suo volto è identico a quello della dama che disegnava seduta sull'erba. Nel 1911 racconteranno la straordinaria esperienza in un libro, An Adventure, che farà scalpore. Potrebbero aver attraversato una porta che le ha proiettate nel passato? Nel 1935 Sir Victor Goddard, alto ufficiale del RAF inglese, finisce con il suo velivolo in una tempesta. I comandi non rispondono, lampi, pioggia, strane nuvole gialle lo avvolgono. Tutto sembra perduto, quando ecco riaprirsi le nuvole e spuntare il sole. Sotto di sé però Goddard vede qualcosa che non si sa spiegare. Dovrebbe trovarsi all'altezza di Drem, ma sotto di lui è un aerodromo in piena attività, con operai in tuta blu indaffarati intorno ad alcuni aerei di colore giallo. È strano perché gli operai della RAF, come quelli di Drem, vestono tute marroni e non usano aerei gialli. Ma soprattutto, 2 giorni prima, Goddard era passato sopra la stessa zona e aveva visto un aerodromo, ma era in stato di completo abbandono. Dovranno passare 4 anni prima che la RAF inizi a dipingere i suoi aerei di giallo e gli operai a indossare delle tute di colore blu. Goddard si convincerà di essere incappato in un varco spazio-temporale che gli ha permesso di vedere per qualche istante l'aerodromo di Drem come sarebbe diventato in futuro. Quando 3 giovani cadetti della Marina inglese, impegnati una domenica in un'esercitazione di orientamento all'alba, entrano nel villaggio di Kersey, si accorgono che qualcosa non va.
La campana della chiesa ha smesso di suonare, le anatre del laghetto sono immobili, nemmeno le foglie sugli alberi si muovono e gli uccellini si sono improvvisamente zittiti. Le strade sono deserte, nonostante sia il 1957, non c'è una sola automobile in giro e non si vedono lampioni o cavi dell'elettricità. Il villaggio sembra una città fantasma e il senso di inquietudine cresce quando, avvicinandosi ai vetri delle finestre delle casette antiquate, non si vede anima viva al loro interno. Nel negozio di un macellaio vedono tre carcasse di buoi appese, hanno uno strano colore verdastro. Scossi lasciano in fretta il villaggio e tornano da dove erano venuti. Sarà solo 30 anni dopo che due di quei ragazzi ritrovatisi, rievocando l'episodio, si renderanno conto di avere forse assistito a un fenomeno inspiegabile. Lo studioso inglese Andrew Mackenzie si interessa alla storia e si convince che i tre ragazzi non videro Kersey come era nel 1957, ma piuttosto come era stata 600 anni prima. Un altro involontario salto nel passato? Storie come queste ci sembrano straordinarie e affascinanti, ma perché? Perché lasciano intendere che in circostanze particolarmente favorevoli il passato e il futuro possano essere percepiti o addirittura vissuti come se accadessero nel presente. Prima di rivoluzionare la fisica ed elaborare nuove teorie sul continuum spazio-temporale, tuttavia, conviene esaminare ogni singola storia e capire se sono possibili spiegazioni alternative. Prendiamo il caso delle due dame inglesi. Questa indagine fu condotta dagli esperti della Society for Psychical Research. Esaminando la corrispondenza che Moberly e Jordan avevano avuto con gli studiosi della SPR, si scoprì che i dettagli più intriganti e interessanti erano stati aggiunti solo anni dopo l'accaduto, quando le due donne si erano ormai documentate sulla storia del luogo. La straordinarietà del loro racconto, infatti, era tale perché si credeva che nel 1901 non avessero potuto fornire una descrizione così accurata della Versailles del 1789. È probabile, insomma, che le donne avessero visto qualcosa che le aveva molto colpite durante quel viaggio. Magari furono testimoni involontarie di una festa in costume, forse una di quelle che il poeta Robert de Montesquieu organizzava abitualmente proprio lì vicino. Tuttavia è possibile che, volendo a tutti i costi essere credute, deliberatamente o meno, abbiano migliorato sempre di più la loro storia, rendendo così impossibile stabilire se il loro incontro con Maria Antonietta o qualcuno che le assomigliava fosse realmente accaduto o fosse solo il frutto della loro immaginazione. Quanto a Victor Goddard, per quanto esperto aviatore, è possibile che con la tecnologia del 1935 abbia perso l'orientamento e sia transitato a 150 km da Drèmes su un aeroporto civile, dove era plausibile trovare operai in tuta blu e biplani di colori sgargianti. Un'ipotesi ragionevole, ma che lo stesso Goddard si sarebbe probabilmente rifiutato di accettare, poiché era un fervente credente nel soprannaturale e fu anche protagonista di un altro caso celebre in cui si disse convinto che in una foto di uno squadrone militare compariva, oltre a lui, anche il fantasma di un meccanico morto pochi giorni prima dello scatto. Quella dei tre cadetti che si imbattono nel villaggio medievale, infine, è la storia più plausibile. Non tanto perché davvero potrebbero essersi ritrovati all'improvviso a 6 secoli di distanza, ma piuttosto perché il viaggio di Kersey conservava negli anni 50 del secolo scorso e in parte conserva ancora un aspetto medievale e, per tre ragazzi forestieri, la cosa poteva sembrare effettivamente strana. Molti dei cottage ancora in piedi, infatti, risalgono al Medioevo e il villaggio è spesso usato come set cinematografico per ambientazioni storiche. Esistono addirittura documenti da cui si evince che al tempo della gita dei tre ragazzi c'erano state petizioni per impedire che cavi elettrici e lampioni rovinassero l'atmosfera d'epoca di Kersey. Che le strade fossero deserte una volta che si sa che l'episodio accadde una domenica mattina all'alba non sembra più così strano, mentre è difficile credere che nel Medioevo potessero esistere negozi come quello del macellaio con ben 3 buoi macellati, quando all'epoca la carne era mangiata di rado e le statistiche ci dicono che in un villaggio delle dimensioni di Kersey non si consumavano più di 3 mucche mai in un anno. Questo episodio, come anche quello della gita a Versailles, conferma il fatto che l'impressione di aver vissuto un'esperienza straordinaria, come quella di un viaggio nel tempo, si fa più forte quando ci sono più testimoni che si incoraggiano a vicenda. Più passa il tempo e più i ricordi si alterano, ma
parlarne insieme a chi ha vissuto la stessa esperienza aiuta ad aggiungere nuovi dettagli, a ignorare le incongruenze e a ritrovarsi alla fine con una storia straordinaria, molto diversa da quella vissuta in realtà, ma capace di dare i brividi a chi l'ascolta. È sempre bene ricordarsene, la prossima volta che qualcuno ci racconterà una storia incredibile dirà: te lo giuro, è andata così, c'ero anch'io. Di orientamento all'alba, entrano nel villaggio di Kersi. Quando poi trovano un ritratto di Maria Antonietta. Ricominciamo. Un'ipotesi ragionevole, ma che lo stesso Godard si starebbe probabilmente. Quanto a Victor Godard, rifacciamo. Io sono Massimo Polidoro, vi ricordo di iscrivervi al mio canale e vi do appuntamento a venerdì prossimo alle 13:30 per un nuovo episodio di Strane Storie. Certo, in questo libro di viaggi nel tempo ho parlato, come di tanti altri misteri, ma la cosa che volevo segnalarvi è che chi volesse approfondire questi argomenti, nella descrizione qui sotto troverà link, articoli, libri e video che trattano gli episodi di cui vi ho parlato. Mi piacerebbe anche sapere che cosa ne pensate, quindi lasciatemi un commento e se ci sono altre strane storie che vi piacerebbe affrontarsi nei prossimi episodi, ditemelo. Cercherò di accontentarvi. A presto!